stampa, i media decidono di investire e quindi consentire di ampliare l'offerta, ma soprattutto di consentire ai cittadini anche di avere un nuovo punto di vista. Ecco, io mi auguro che il regime, non ho dubbi che sia così, perché conosco Consolato Minniti, che insomma so essere fra le firme di punta di questo giornale, so il modo in cui svolge il suo lavoro, so il piglio con cui si approccia alle tematiche, alle relative problematiche che ci sono nella nostra città, e quindi non ho dubbi che questa diventerà nel corso del tempo una voce autorevole, oltre che una bella novità. Sindaco, quanto è importante l'informazione a Reggio? Un'informazione che molto spesso latita, secondo noi. E adesso nasce un'ulteriore testata giornalistica, chiaramente in bocca al lupo all'amico comune Consolato Minniti, però insomma, c'è qualcosa che non funziona, secondo noi. Sì, ci sono cose che si possono migliorare, sempre si può migliorare in tutto. Il fatto che nasca questa nuova testata, sono convinto che possa contribuire a ampliare l'offerta dell'informazione nella nostra città, magari ad avere anche un punto di vista nuovo e diverso, nella consapevolezza che, come dici bene tu, le informazioni vanno date bene, vanno date tutte e vanno date complete. Quindi serve un'informazione che sia il più possibile imparziale e obiettiva sui fatti, critica laddove è giusto che sia critica, ma anche che parli bene di tutte quelle che sono le cose positive che sul nostro territorio avvengano, in maniera asettica, proprio per consentire al reggino, in questo caso al lettore, di farsi un'idea rispetto a quello che avviene in città. Allora, evviva il reggino, benvenuto il reggino. Assolutamente, benvenuto. Grazie.